Ciao, io sono Gianni95 e benvenuti in questo episodio di Minecraft. In questo episodio vi andrò a mostrare una nuova struttura che sto messo un po' a realizzare, dato il fatto che le api facevano fatica a riprodursi, dovevo spostarle, dovevo fare ho fatto un casino. E le ho messe praticamente dietro alla farm di mob e la farm di pecore. Ho deciso di metterla qua dietro perché era il punto migliore in cui preferivo posizionarla. Quindi praticamente il contorno è fatto tutto in quercia e le pareti sono in quercia lavorata. Come ogni singolo edificio della mia villaggio, della mia struttura, solamente che questa è più alta per ospitare le api. Qua ci stanno le api che si moltiplicano, che diventano grandi, che quant'altro. Qua infatti nella chest abbiamo i favi che si producono dai alveari, e poi abbiamo un po' di fiori e le ampolle, il piccone con tocco di velluto, le cesoie e il falò. Tutto questo per gestire questa farm, perché se no non potevo realizzare questa farm di api. Praticamente ho fatto tutto in quercia e il soffitto l'ho fatto tutto in vetro, in modo che le api possano avere la luce del sole. L'ho fatto solo di qua. Nella prossima costruzione, che vi farò vedere, che sarà questa qua di fianco, che ho realizzato subito dopo questa, ci entrano sempre le api e ve la faccio vedere nel prossimo episodio. Ma noi parliamo di questa farm. Allora, ho messo praticamente, e vi spiego che con il piccone ho trovato due alveari e ho messo il falò sotto all'alveare. Lo metto sotto all'alveare, vi faccio vedere. Questo, prendiamo le cesoie, prendiamo il piccone e prendiamo le ampolle. Potrei usare le cesoie per raccogliere, però posso decidere se usare le cesoie o le ampolle. In questo caso adesso voglio usare le ampolle per raccogliere il miele. E allora adesso andiamo così. Cesoie no, il falò, ok. Io praticamente, quando ho trovato gli alveari che erano vicino alla farm di pecore, ho dovuto spostarli, sennò si intrecciava con la farm di pecore. Metto tipo qua il falò sotto. Il falò dà il fuoco, le api non vogliono uscire perché c'è il falò. E io praticamente raccolgo il miele. Così. A braccia aperte. È uscita l'ape lo stesso, però funziona così. E poi dopo il falò dobbiamo raccoglierlo con il piccone con tocco di velluto, così il falò ce lo ridà indietro. E per ottenere l'alveare, qua ci sono le api intanto, aspettate un attimo che ho i fiori e voglio riprodurre le api. Ok, così si riproducono. E facciamo più api, più farm di miele e api. Quindi devo aumentare. Praticamente vi ho fatto vedere che ho messo il falò sotto. Metto il falò sotto l'alveare e poi posso raccogliere l'alveare con le api dentro. È così che ho fatto per spostare le api. Qui basta mettere il falò sotto e poi raccolgo. Dopo aver raccolto, se voglio spostare l'alveare che ha le api dentro, basta che lo prendo con un tocco di seta, questo qua, e poi prendo l'alveare e lo posso spostare. Questi qua li ho realizzati dopo aver preso gli alveari, perché gli alveari sono solo due, quello e questo qua all'altro angolo. Ho messo i tronchi di quercia lungo il contorno dell'edificio, della farm, e ho messo dei fiori qui in mezzo
le api, così loro possono venire qua e raccogliere il nettare e portarlo a casa, così poi fanno del miele. E praticamente ho messo questi fiori, così dopo, se io volessi duplicare questi fiori, basta usare la farina d'ossa e ho i fiori infiniti. Questa colorazione qua, poi farò una farm di colori dall'altra parte. E qua posso raccogliere i favi, posso raccogliere le ampolle di miele. E qua ci sono quelle vuote. Ho le cesoie, per le cesoie, con le cesoie raccogliamo i favi. E con le ampolle di vetro raccogliamo il miele. Facciamo così. E poi abbiamo il piccone. Abbiamo il piccone, che col piccone raccogliamo il falò, così non si distrugge. Perché se voi raccogliete il falò senza il piccone, il falò si elimina, scompare, cioè, viene fuori il carbone e dei bastoncini. Quindi meglio avere il piccone con cui raccogliere. Poi ho spezzato gli alveari, li ho messi qua e raccogliendo il miele dagli alveari ho creato gli alveari artificiali che ho posizionato su tutti questi alberi in modo da avere più api. Poi io tranquillamente avanzando con il tempo e posso raccogliere i favi e il miele e duplicare le api. Così duplicando le api poi avrò altre api e potrò avere una produzione maggiore. E praticamente questa, la farm è questa. Ho messo il vetro sopra apposta per le api, e solo qua perché il vetro non è che ne ho tantissimo. Ho della sabbia che ho trasformato in vetro, ma non ne ho molta perché la sabbia, diciamo, dal bioma del deserto è lontano, non è qua proprio vicino. Quindi se devo andare a prendere tanto di quella sabbia, devo andare là e ci metto tanto e meglio di no, meglio avere la roba qua. Poi se volete spostare le api dagli alveari normali a quelli artificiali, basta che voi mettete il falò sotto l'alveare e le api non andranno dove c'è, non dovrebbero andare dove c'è il falò sotto all'alveare, ma dovrebbero andare su quelli gli altri che sono liberi, e così capiscono che è la loro casa e vanno lì. Adesso sta arrivando notte, come potete vedere, quindi le api sono andate a dormire. Infatti di notte le api non sono attive, e quindi è il momento giusto, è il momento buono per lavorare con le api, perché se loro stanno dentro tu gli metti il falò e loro non usciranno mai di notte se ci metti il falò. Se non ci metti il falò escono anche di notte, anche e arrabbiate. Se vi pungono state attenti, perché dopo non è tanto il perdere vita, perché tanto saranno uno o due e non perdete molta vita, vi avvelenano ma senza perdere vita. Ma il problema è che se le api vi pungono, perdono il pungiglione, se perdono il pungiglione muoiono, e quindi non abbiamo più le api. Dobbiamo stare attenti a questo. Quindi quando facciamo le cose, questa qua è la mia farm di api e miele, e non è quella automatica ve la farò vedere nel prossimo episodio, che è quella dall'altra parte. Quindi sperando che questo video vi sia piaciuto, vi invito a lasciare un bel like, un commento per darmi la vostra opinione, e ricordatevi sempre di guardare i video, perché più voi guardate i video e meglio è. Condividetelo per aiutare il canale a crescere, iscrivetevi al canale se nuovi, e noi ci vediamo ad un prossimo video. Arriviamo nella lobby e poi chiudiamo. Ci vediamo al prossimo video. A presto!